Siamo nel giardino dei Francescani di Mondragone. Oggi si terrà il musical dedicato a padre Ludovico da Casoria. Andiamo a sentire alcune interviste e soprattutto il lavoro degli attori giovanissimi diretti dal professore Pietro Cirillo. Walter De Rosa, Caserta C'è. Siamo con padre Agostino Esposito, ministro provinciale dei Frati Minori di Napoli e Caserta. Chi è per lei Ludovico da Casoria? Padre Ludovico è stato un frate della nostra provincia che è nato a Casoria, entrò nel convento dei Frati Minori di Afragola e poi ha raggiunto la vetta della santità, vivendo pienamente l'adesione a Gesù Cristo, ma soprattutto attraverso praticando il Vangelo della Carità, mettendo insieme una serie di opere di carità per Napoli e anche per l'Italia e testimoniando veramente il Vangelo della gioia e della carità verso gli ultimi sofferenti. Siamo con padre Berardo Buonanno, il suo punto di vista nei confronti di Ludovico da Casoria. Ludovico da Casoria ha avuto tante definizioni, tra le quali il San Francesco del XIX secolo, il vulcano della carità, un gigante delle opere caritative che ha fatto qui in Italia, all'estero, in Africa e soprattutto nell'accogliere gli scugnizzi, i moretti che venivano dall'Africa per istruirli, educarli, dare adesso un lavoro e poi rimandarli in Africa. Il suo motto era l'Africa convertirà l'Africa. Una volta che questi moretti venivano istruiti, battezzati e cristianizzati, andavano nella propria terra per evangelizzare. Professore Saverio Caramanica, Ludovico da Casoria, chi è stato? È stato un grande, eccezionale personaggio, non solo nella storia della Chiesa, ma anche e soprattutto nella storia della cultura. Il suo apostolato caritativo, culturale, sociale nella Napoli dell'Ottocento ha dato frutti eccezionali sul piano educativo. È un personaggio di cui la storia illustre si è poco occupata. Si è occupata nel primo centenario della sua morte nel 1985 e nel 1993, allorché fu beatificato a Piazza San Pietro. Allora questa figura è incominciata così ad entrare nei cuori ed è veramente di una attualità eccezionale, soprattutto sul piano educativo. La sua pedagogia della carità operosa è degna di stare accanto a una pedagogia, all'opera di un Don Bosco, questi santi di estrazione popolare che veramente hanno seminato e hanno dato frutti eccezionali nella storia della Chiesa, della cultura e dell'Italia. La preside Lucia Razzino della scuola media Buonarroti Vinci. Da cosa nasce il contributo della sua scuola a un musical, a uno spettacolo sulla figura di Ludovico da Casoria? Allora, noi siamo stati sensibilizzati dal professore Cirillo proprio perché era una cosa veramente nuova per noi. In realtà lo scopo era far conoscere questo personaggio, così importante a dei giovani, dei ragazzi ancora piccoli che non ne sapevano neanche l'esistenza. Poi sono stati catturati anche dalle recite che il professore ha strutturato, visto proprio giorno per giorno, e veramente ci siamo ritenuti fortunati nel voler partecipare, quindi contentissimi, e oggi sicuramente vedremo questo spettacolo con una gioia immensa, soprattutto perché c'è la gioia dei ragazzi e questo è molto importante. Professore Pasquale Giustiniano della Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, professore buonasera, il suo punto di vista sulla figura di Ludovico da Casoria. Il prossimo 23 novembre in Piazza San Pietro, insieme con altri, sarà santificato Padre Ludovico da Casoria. Come mai il 23 novembre? Papa Francesco ha deciso questa data sicuramente pensando che quell'anno liturgico prossimo, il 23 novembre, apre l'anno della vita consacrata. Siamo a 50 anni del decreto del Concilio Vaticano II sulla vita consacrata. Vita consacrata vuol dire vivere non più nel mondo, in una casa, come se si fosse fuori dal mondo, consacrandosi totalmente nella povertà, nella castità e nell'obbedienza a Dio. Tra questi che inaugurano la vita consacrata, questo francescano, di cui è stato scritto il francescano dalla carità sfrenata. È un consacrato il quale vive con la sua comunità, quella dei francescani che sono di un particolare ramo di rigore e di rinnovamento, pur vivendo con costoro egli è un uomo
pubblico, è un uomo del mondo, visita altri continenti, visita l'Europa, a Napoli dà luogo a una serie di attività effettivamente impensabili nel nostro tempo, egli viveva nel secondo Ottocento. Thank you.